dimenticato la propria dignità, il proprio orgoglio di essere città e soprattutto di fare vivere i cittadini come esseri umani e sentirsi inclusi in una società e non gli ultimi ruote del carro. Ragazzi, quindi, carbone che c'è, vedo che c'è, sono convinta che anche qui non ha sostenuto la precedente amministrazione, ma che ha fatto un ragionamento, mi auguro che si metta una mano sulla coscienza e che veda che queste persone non hanno più voglia di mandare avanti questo sistema autoreferenziale e quindi io mi auguro che ci sia permanentemente, veramente un cambiamento che parta da lui. Esercitiamo questo diritto, dovere di voto, sosteniamo delle persone oneste. Avanti Carbone, ciao, grazie. Alessandro Di Battista. Buon pomeriggio a tutti. Allora, prima comunicazione servizio, si può spostare un nome Assa, targata EV935LJ, per favore spostiamo. Bravo! Ok, grazie. Buon pomeriggio a tutti! E è la seconda volta che vengo più persone là proprio. Io vi ringrazio gli scettici, ringrazio tutti coloro che per la prima volta magari hanno mollato il partito di riferimento storico che hanno votato per tanti anni e hanno deciso di dare fiducia al Movimento 5 Stelle. Grazie, lo so che non è facile, lo so che non è facile mollare il partito tradizionale, lo so, occorre buttare giù delle sovrastrutture mentali. Occorre anche ammettere a se stessi una sorta di fallimento, per tanti anni ho fallito e ho votato lo stesso partito, lo so, ci sono passato io come ci siete passati voi, siamo stati tutti sulla stessa parte, io pure una volta ho votato partito democratico, vi chiedo scusa, sono una persona nuova, come qualcuno di voi ha votato per il tuo, avrà votato il PD, è normale, ci siamo passati tutti, l'essenziale è rendersi conto degli errori, evidentemente, che non sono nostri, ma sono di loro che ci hanno tradito, rendersi conto che non si può votare per partito preso, cioè il partito preso non funziona, non si può votare un partito come se fosse una squadra di calcio, io sono della Juve, quindi sarò tutta la vita della Juve, del Cagliari o della Roma, no, il partito preso, la logica del partito preso ci frega. Se uno ragiona per partito preso, in politica vota un unico partito, quello che ci ha preso, ci ha preso qualsiasi cosa, ci ha preso diritti, ci ha preso soldi, ci ha preso le speranze, ci ha preso il presente, ci ha preso il futuro e compagnia. Ora, voi non vi dovete neanche fidare di noi per forza, anzi, maturate e coltivate il dubbio, perché il dubbio è rivoluzionario. Se ci fossimo fatti negli ultimi 30 anni tante più domande rispetto a un parlamentare che viene a parlare, avessimo verificato tutto quello che ci racconta un esponente di una forza politica, probabilmente non staremo al livello in cui stiamo adesso, per cui non vi fidate neanche di noi, verificate che quel che diciamo sia vero, verificate sempre che siano veri i contenuti degli articoli sui giornali, però prima di crederlo, dico sempre, ad un articolo sul giornale, verificate chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che lo pubblica, perché il fango che ci tirano oggi i giornali o di Berlusconi, di De Benedetti, o delle banche, o di Agnello, di Confindustria, è normale, hanno paura, siamo una potenza, questa è la prima campagna elettorale obiettivamente che facciamo senza Gian Roberto che purtroppo è morto e con Beppe che ha fatto un passo di lato, e guardate la piazza, ci sono delle telecamere, raccontate che qua ci sono migliaia di persone che si stanno cuocendo tra l'altro da un'ora e mezza al sole, qua fanno 77 gradi e leggo sui giornali che i candidati del Partito Democratico e Ballotaggi stanno chiedendo a Renzi di non andare con loro nelle piazze perché la presenza di Renzi gli fa perdere voti, finalmente se ne sono resi conto anche loro. Ora sappiamo
Considerate quel che è stato fatto in questi 4 dal governo Renzi. Sono stati spesi 24 miliardi di soldi nostri, provenienti dalle nostre tasse. Non è che Renzi stampa i soldi, vengono dalle tasse nostre, i bonus, gli incentivi e compagnia bella.